Grandi novità per Adobe, soprattutto per Adobe Lightroom, Lightroom Classic e naturalmente Camera Raw, perché Pei Ketron ha condiviso un breve video su come funzionerà dal 26 ottobre, periodo in cui ci saranno varie presentazioni da parte di Adobe, come funzionerà la selezione del nuovo sistema di maschere con Lightroom. Qualcosa di completamente diverso, qualcosa che si avvicina molto di più a quella che è una maschera di Photoshop, ma soprattutto introduce quella che è l'intelligenza artificiale direttamente all'interno di questi software. Andiamo a vedere il video, di cosa si tratta e cosa ci possiamo aspettare da questa nuova funzione. Ma prima di continuare, come al solito, vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere like al video, condividere, cose importanti per la crescita del canale. Se dovete fare un acquisto, vi invito a utilizzare il primissimo link che trovate sotto in descrizione. Proprio il primo lo trovate qua sotto in descrizione. Mi supportate col canale, non vi costa assolutamente nulla, anzi sostituitelo al vostro bookmark, al vostro preferito, così potrete continuare a supportarmi col canale. Date un'occhiata alla descrizione, che non è messa lì a caso, ci sono cose interessanti, offerte giornaliere su Amazon, via Telegram, i miei link in Instagram, altri consigli utili, insomma dateci un occhio, tutto sotto in descrizione. Possiamo vedere subito che i tool praticamente di selezione del pennello sono cambiati completamente. Possiamo vedere in questo breve video appunto che ci sono, sono stati riordinati, sono stati aggiunti tra l'altro due nuovi tool, quello della selezione del soggetto e quella della selezione del cielo. Possiamo vedere come velocemente Lightroom adesso selezioni il soggetto su cui ovviamente possiamo andare a lavorare, e il tutto viene aggiunto a questa lista, questo elenco di selezioni di maschere che poi possono essere tranquillamente sottratte, invertite, eccetera. Anzi, si può addirittura aggiungere un'ulteriore maschera alla nostra selezione, come ad esempio quella del cielo. In questo caso andiamo ad aggiungere ad esempio la selezione del cielo, andiamo ad invertirla e quindi abbiamo praticamente soltanto la selezione del nostro terreno su cui possiamo andare a lavorare. Cosa molto molto interessante, e nuova gestione insomma delle maschere, con potremmo dire quasi una giunta a una funzione di layer all'interno di Lightroom. Da notare un piccolo approfondimento: quando selezioniamo il pennello, adesso avremo praticamente tutti i vari strumenti che invece prima avevamo distribuiti sotto praticamente l'istogramma. Quindi abbiamo, oltre alla selezione del soggetto e alla selezione del cielo, anche il pennello come lo conosciamo, i filtri graduati, i filtri radiali, la selezione di un range di luminosità, la selezione di un range di colore e anche di profondità. Quindi sicuramente una ricollocazione di questi strumenti, una rivisitazione, e può essere anche che magari ci sarà qualche novità all'interno proprio di questi tipi di strumenti. C'è da dire che io i vari filtri radiali graduati, soprattutto il pennello, li utilizzo veramente tanto in Lightroom, quindi per me è una novità estremamente importante. Questa non vedo l'ora insomma di assaporarla, ma bisognerà aspettare fino al 26 di ottobre, giorno nel quale insomma ci saranno anche i vari appuntamenti Adobe, dove saranno anche aggiornate tutte le altre applicazioni con importantissime novità. È l'appuntamento più importante di casa Adobe. E niente, una novità di cui insomma volevo parlare, e credo che farà piacere davvero a moltissimi. Lasciatemi un commento sotto, ditemi cosa ne pensate. Noi naturalmente ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.